Annunciata già da diversi giorni una prima giornata di protesta qui al Bottino, serbatoio idrico comunale di Alcamo, con in prima linea la signora che vediamo in primo piano, la quale intanto ci parla di questa mattinata che avete voluto organizzare, insomma, questa manifestazione di protesta alla quale però vediamo una scarsissima partecipazione, poche persone. Ovviamente le forze dell'ordine stanno controllando anche la viabilità, ecco, a partire da questo. Qui Piazza del Bottino intanto è interdetto al traffico veicolare, diciamo, a parte che per i residenti o comunque per chi ha bisogno di venire qui con urgenza, ma vediamo innanzitutto, questa è una cosa importante da sottolineare, che non vengono qui delle autobotti, proprio il piazzale in questo momento, che sono le 9:30 del mattino, è praticamente svuotato. In questi giorni l'abbiamo visto sempre, abbiamo visto sempre qui un gran traffico di autobotti che vengono a prelevare l'acqua per distribuirla alle utenze che ne hanno bisogno. Allora, lei è la signora Anna Amoroso, giusto? Allora, ci dica tutto. Io ho fatto una premessa, che giustamente dobbiamo inquadrare bene la situazione. Qui abbiamo Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, e voi che state protestando avete ottenuto tutte le autorizzazioni quindi per fare questa protesta. Ci spieghi meglio un po' la situazione? Qui intanto non vengono le autobotti. L'autobotte niente, solo possono entrare quello del comune e vigile il fuoco, e le persone a piedi per, giusto, facce prendere l'acqua, ma proprio l'autobotte niente. Come noi abbiamo disagio a casa nostra, devono avere pure loro disagio. Vediamo che la gente al Camese si può ribellare un pochino, perché ho fatto una manifestazione qua e ora è giorno 5 in piazza, si vede quanta gente che c'è, vedi che non hanno bisogno e stanno bene per come sono e comprano l'autobotte. Il dato di fatto in questo preciso istante è che intanto chi richiede l'autobotte a pagamento ecco, riceve in tutta risposta, suppongo, visto che qui l'autobotte non posso venire a prelevare l'acqua, un no, se ne parla più tardi, mi pare poter dire. Di luna in poi, delle 9 all'una non possono caricare, delle 9 alle 13 non possono caricare. Quindi voi avete volutamente provocare, avete voluto provocare questo disagio, cioè è stata una vostra decisione per dare più sostanza, no, alla vostra protesta? Sì, così capiscono che significato ha mancare l'acqua, perché l'acqua è un bene comune e non deve mancare. È un disastro per le famiglie, specialmente che hanno i bambini, specialmente pure per noi, per fare una doccia, per i bagni, per tante altre cose. Per tante altre cose. E buona, oggi è finita che non sono venuta qua con la biancheria a lavare a Bottino, però ancora non si sa di qua stasera. Ecco, la vostra protesta qui al Bottino questa mattina, ma poi c'è anche organizzata sempre da voi un'altra giornata di manifestazione, ecco, simile, che è il 5 luglio in Piazza Ciullo davanti al municipio, ci avete detto. Qual è la differenza tra le due manifestazioni, insomma? Perché qua abbiamo bloccato dei camion e ora vediamo poi al municipio, al comune, per vedere quello che si può fare. Ok, quindi avete programmato tutto per cercare di provocare, occorre dirlo, dei disagi che effettivamente possano rafforzare il significato della protesta che voi state inscenando qui al Piazzale Bottino, che dovrebbe essere probabilmente il segno di un disagio collettivo, comunque da parte di una larga quantità di popolazione, ampia quantità di popolazione alcamese. Secondo lei oggi, intanto partiamo dal fatto che è lunedì, che molta gente è impegnata al lavoro, poi siamo in un periodo nel quale, occorre non dimenticarlo, molti alcamesi si trasferiscono nelle località di villeggiatura, ma secondo lei perché siete così pochi oggi qui? Non lo so, parlano tutti e poi quando noi facciamo una manifestazione non si presenta nessuno, non so il motivo. Non so il motivo perché non vengono.
Io sono qua perché ho bisogno veramente dell'acqua. Il sindaco deve agevolare le persone che hanno le recipienti, non abbiamo le vasche e io prima di tutto il camion a casa mia non può venire per le recipienti. Che il sindaco ci vuole agevolare con il camion del comune a portarci l'acqua, noi lo ringraziamo. E ricordiamo che oggi è una giornata con temperature molto elevate che sfioreranno, almeno secondo le previsioni, i 40 gradi, e anche questo è un fattore che incide molto anche sulla capacità di sopportazione di chi viene qui a protestare, di conseguenza è un fattore che probabilmente scoraggia ancora di più anche la volontà di farsi sentire, almeno secondo il mio modesto parere, ma è il caldo che fa sentire ancora di più anche soprattutto il bisogno di acqua. Su questo lei concorda, signora? Sì, certo, concordo con questo che ha detto lei, però io ripeto sempre, l'acqua non deve mancare per noi, per gli animali, soprattutto pure, noi ci dobbiamo lavare i bagni, soprattutto per andare in bagno, ora una sudata arriva a casa e non si può lavare perché acqua non ce n'è, risparmio una doccia per andare in bagno, non è così, perché una non deve essere sporca o puzza di sudore, loro si lavano, hanno l'opportunità. Dagliela pure a noi, che non abbiamo l'opportunità di una vasca, e abbiamo dei recipienti. Il signor sindaco ci agevola, io non lo so, l'abbiamo fatto 2 anni fa, 5 anni fa, e lei lo sa i problemi che abbiamo noi. Però lei, niente, non gli interessa, neanche deve essere egoista, deve pensare pure a noi, che abbiamo il recipiente. Perché che avesse una cisterna, io prenderei un camion, ma non avendo la cisterna, io il camion non lo posso prendere. E gentilmente ad aiutarci. Qui vediamo questo messaggio: prefetto Pozzi, privati subito per le seconde case, se leggo bene, senza ARPA, senza ARPIE. Allora, sì, l'ARPA come ente che si occupa delle acque, della qualità delle acque, dà i consensi, i permessi, però siamo in emergenza. Noi, io dico, i camion sono indispensabili perché senza camion, però per usare un eufemismo, togliere l'acqua ai poveri per darla ai ricchi. Tanto io ho la vasca, a me non mi interessa, e fai un diverso, puoi fare diversi consumi, diversi usi con quest'acqua, ce l'aveva la macchina, ce l'ha. I secondi pozzi servono per quello, i pozzi privati servono per non potabile, non, mettere, non si mette qua, acqua non potabile per le seconde case, ci devono pensare prima. Lei ha qualcosa da aggiungere, Salve? Buongiorno signor Provenza, la ringrazio per il nostro invito. E niente, siamo qua praticamente come già da un po' di anni, ci ritroviamo nella situazione della crisi idrica di Alcamo, ma fino adesso nessuna risposta certa da nessun ente per le turnazioni. E ci sono turni che raggiungono i 10-11 giorni. Avendo famiglie e bambini, purtroppo sono a dire che ci stanno violando dei nostri diritti, i diritti dell'uomo, per come prevede l'articolo 2 della nostra Costituzione. L'acqua, purtroppo l'acqua pubblica, l'acqua è un bene comune ed è un bene inviolabile per la sopravvivenza dell'uomo e loro ci stanno privando. Nessuno è in grado di prendere in pugno la situazione e cercare di gestirla meglio, soltanto promesse e risposte fittizie, nessuna risposta certa. Io mi faccio richiesta alle autorità più in alto, più competenti, con la speranza che qualcosa cambi, perché non possiamo ogni anno, arrivando nella stagione estiva, affrontare questi disagi. Perché purtroppo noi non tutti abbiamo la possibilità delle cisterne e quindi andiamo con dei recipienti, 3.000 litri d'acqua, 2 ore e mezzo di acqua, 3/4 di recipiente, io non riesco a affrontare 10 giorni. Quindi ripeto, faccio affidamento alle autorità competenti e ringrazio a tutte le istituzioni che si facciano avanti e magari ci diano una risposta. Vi ringrazio. Allora, ringraziamo il signor Gianluca Amato. Gianluca Amato, e nel frattempo signora Anna Amoroso, avete tra virgolette cacciato via questa autobotte condotta appunto da un autotrasportatore che ha capito che qui insomma c'è questa vostra protesta, giusto?
Disagio per noi e disagio per tutti. Mi dispiace per la gente cittadina di Alcamo, collaborano pure con noi e vediamo di risolvere qualche cosa. Noi senza acqua e loro pure senza acqua. Vediamo cosa possiamo fare.